finalmente a scuola, non vedevo l'ora. No, ma che cosa? No, no, non voglio andare a scuola, non ho studiato matematica. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Roblox. Rullo di tamburi. Roblox, proprio così. E oggi dobbiamo costruire la nostra scuola personale, proprio così. Allora, nella mia scuola voglio insegnare sicuramente a giocare, poi insegnerò a mangiare le torte e poi ci sarà la ricreazione che durerà, vediamo, un'ora intera, proprio così. Ok, allora, è un tycoon e dobbiamo costruire la nostra scuola, la nostra scuola fantastica. Oh, non sapevo che a scuola si facessero i soldi. Sì, guadagniamo, e vai. Ok, per creare la strada abbiamo bisogno di 10 dollari. Sì, la strada, perfetto. Ok, come potete vedere ragazzi, ci sono altre scuole vicino a me, perché sono le scuole degli altri. Ad esempio, guardate quella com'è enorme. Questa è la scuola di Bellafaccia. Nella scuola di Bellafaccia uscirete con il massimo dei voti e in omaggio avrete una ciambella, proprio così. Ok, allora vediamo, scuola. Per ora ho 0 studenti. Ovviamente non ho la scuola, dove ci stanno i miei studenti se non ho nemmeno la scuola? Allora, vediamo, 56 soldini, vediamo. Ok, pavimento ancora. Oh mio Dio, sta creando tutta la nostra incredibile scuola. Fammi vedere un po' i soldini, ho 41, 74, allora direi di fare il portone, i muri, sì. Oh, ma già una fantastica scuola, vediamo, qui ci metterò sicuramente artistica, dove potrete disegnare quello che volete. Io sono il preside, chiamatemi il preside Bellafaccia, ok? Sarà un preside buono, sì, andremo d'accordo sicuramente. Allora, vediamo, questi sono bloccati, non ho i soldi. Classroom, ma costa già un sacco. Ok, finestre, vai, perché non voglio morire di freddo. Ovviamente non abbiamo già i soldi, che bello. Oh, il mio primo studente. Salve, tutto bene? No, non andare via, vieni qui, ti do il massimo dei voti se vieni. Ciao, tutto bene? Piacere. Ok, facciamo delle scale, mettiamo un bell'albero. Ah, che bella scuola, ancora non è... che cavolo guardi? Ancora non è una scuola, diciamo, con degli studenti, non ci sono nemmeno le finestre chiuse, non c'è la porta. Però sicuramente è una scuola a metà, sì, dai, come no. Allora, facciamo le finestre, sì! Finestrelle, salve, io dovrei lavorare qui, la scuola non è aperta. Se vuole studiare vada fuori. Facciamo lezione all'aperto ancora, non abbiamo ancora le classi. Sapete cosa faccio? Visto che ci tengo tanto all'istruzione di tutti, Bellafaccia tira una sciappata. 10k, 10.000. Guardate, si sciappa tutto il suo stipendio per farvi studiare meglio. Non ho più il soldo, ma spero almeno che voi riusciate a studiare. Ok, una porta, poi un alberello. Mamma mia, quanto abbiamo speso. Questo che è? Che è sta roba? Il parcheggio per i pullman. Ovviamente i pullman devono venire da qualche parte, eh? Ok, allora, basta costruire fuori, dobbiamo costruire dentro. Per Messico. Ok, allora, megafono. Ok, quello è bloccato. Perché sei bloccato? Scusami. Scusami. Ah, gli armadietti. No, ragazzi, gli armadietti. Ok, le piante ci sono per sedersi. Ok, per ora sembra più un aeroporto. Salve, ma chi è? Oh mio Dio. Ah no, pensavo fosse... Ma chi sei? Uno studente! È arrivato uno studente! Allora, mettiamo lo scanner. Cioè, no, ma che è? Ma non è la scuola dei pazzi! È aperta a tutti! Ok, il megafono. Ok, perfetto. I soldi stanno aumentando un sacco. Ma c'è il mio primo studente! Ma chi è questo? Ma mi dà studenti zero! Ma chi sei? Scusa! Non è che ti puoi sedere, né, questa non è una scuola. No, in verità è una scuola, sì. Allora, vediamo, nell'armadietto. Qual è il mio armadietto? Mi scordo sempre l'armadio. Stanno aspettando le classi, poverini. Ecco perché... Cioè, io non ho nemmeno la classe. Ok, classe. Vai, che classe che hai, Bellafaccia. Allora, criminologia. Si studia i crimini, il business o la matematica? Oh mio Dio, i crimini. I crimini, mi piace. Oh mamma, per gli investigatori. Sì, le luci mettiamo. Sì, la classe per gli investigatori privati. Allora, un bel poster. Ok, bello questo poster. Qua, le cattedre, le seggiole. Oh, che bello. Lo so io, prof, maestra. Oh mamma mia, eccoci qua. Ok, la lavagna. Oh, ok, prego. Vuoi diventare... Quanto è piccolino. Vuoi diventare un detective privato? Ma non arriva neanche... Ma come fai a vederci, scusa? Sei così piccolo. Ce la fai a leggere da qua? Crimi...
ok, prof, un attimo, non riesco a leggere. Criminology, ok, professore. Prof, posso uscire? Professore, posso andare in bagno? Ok, lo dico in inglese. Can I go to the toilet, please? Ok, grazie mille. Ok, Lucy? È perfetto. Oh, un'altra piccolina. Abbiamo fatto la classe. Allora, buona fortuna. Buona fortuna, professore. Io me ne vado perché devo fare altre classi. Allora, segnale. Decorazioni. Ok, vediamo. La matematica che comincia. Che è sta lente? Ok. Oh, ma cos'è? Si fa già festa qua dentro? Cos'è? Si fa già la festa? Ecco, sedetevi, bravi, che la campanella è suonata. Allora, jetpack, autocollect, qui devo shoppare sicuro. 2000, ok, fantastico, vai, pigliamo tutto. Allora, classroom, vai. Allora, criminologia, paleontologia o musica? Oh, musica, grande, i musicisti servono in questo mondo. Ok, allora, ma quanto costa sta roba? Oh, chitarre, arpa, la musica costa, tutti gli strumenti musicali serve, prof. Tutto ok? Allora, la lavagna, musica, ok. Ragazzi, poi scrivetemi la vostra materia preferita qua sotto nei commenti, eh. Ok, le luci, direi che ci siamo, prof. Dovrebbero arrivare a breve degli studenti. Però non li picchi con quella bacchetta perché altrimenti scappano via, eh. Ok, vediamo, segnali. Fantastico, questa è la classe di musica. Decorazioni, oh, un bel violoncello. Ok. Poi vediamo, criminologia, che bello. Musica, guardate che belle le classi. Ok, vediamo, la prossima è questa che ci costa un occhio della testa. Vediamo, facciamo fisica, geografia, giornalismo. Facciamo geografia. Ok, geografia, che ci vuole imparare tutti gli stati. Dov'è lo stato del... Non lo sai, eh? Allora, vediamo, il poster, il desk. Ok, prof, salve. Sto finendo i soldi, quindi mi dispiace, ma mi sa che non avrà studenti per ora, eh? Geografia. La capitale di... non lo so, andiamo, vai, prossimo. Servono dei soldi, mi raccomando, non sporcate, eh? Ok, oh, non si porta a scuola roba incendiaria, eh? No, via, prof, occhio a questa, che fa la furbetta. Allora, 1007, vediamo cosa possiamo fare. Stanno arrivando, oh, 29 studenti. Ho già 29 studenti, ma se io sbarro la scuola qua, li tagliuzzo tutti. Ok, prego, entrare. Allora, geografia, dobbiamo finire geografia perché altrimenti non entrano. Allora, le luci, poi vediamo, soldi, vediamo. Ok, banchi e il poster, abbiamo fatto. Sì, l'aula di geografia. Mi raccomando, studiate tutte le capitali, altrimenti si fa brutta la situazione, eh. Ok, vediamo quanti studenti. 29 ancora. Sto guadagnando un sacco di soldi dalle merendine. Devo mettere i distributori di merendine perché così guadagni un pochettino, eh. Ok, pigliamo una decorazione. Mappamondo, grande, ma è tutta acqua qui. Allora, poi pianta, armadietto, oh, sono dentro l'armadio. Armadietto, ok, ottimo. Ottimo, ragazzi, stiamo creando una fantastica scuola. Allora, vediamo, fuori. Fuori che c'era da fare, eh? Crossing, ok, le strisce pedonali che servono. Questo che cos'è? Cos'è qui? Cos'è? Ok, un albero, perché devo mettere gli alberi? Ok, va bene. Cosa sono? Le macchine? Sono venute con le macchine. Questa è l'università, è l'università. Ecco qua, perfetto. Ma chi è questo? Prof, salve, tutto ok? Prof, zero school point, ok. Andiamo allo shop. Cosa posso pigliare? Ah, i regalini. No, questo è gratis. Il fiocco, i palloncini. Oh, che bello. Il fiocco. Ok, quindi il fiocco. Poi posso prendere altro? Oh, no, va benissimo. È incredibile. Grande, grazie. Guardate la mia scuola con il fiocco gigante sopra. Ah, siamo proprio a Natale, ragazzi. Ok, poi qua un altro alberello. Facciamo tutto per bene, eh. Mamma mia, ma di chi è questa macchina? Mamma mia, sarà sicuramente di un bullo della scuola. Allora, torniamo dentro perché qua abbiamo finito tutto. Il pullman non lo vedo mai arrivare, va bene, eh. Ok, 3500. Possiamo fare un'altra aula. Ok, 1800, ma costa un sacco. Spagnolo, giornalismo, geometria. Facciamo spagnolo. Hola, hola, chico. Todos bien, sì, sì, todos bien. Allora, vediamo. Lavagna, il desk del professore, le luci, e non abbiamo già più soldi. Allora, Spanish, spagnolo, hello, my name is hola, mi il... good morning, buenos dias, buenos dias, professoressas. Allora, vediamo,
le piante, possiamo permettercele. Mi servono più soldi, quindi mi raccomando, i soldi delle merendine me le dovete dare, va bene? Non è un ricatto, è che servono i soldi per fare altre classi. Ok, decorazione, sì, dizionario di spagnolo, fantastico. Ok, qua dentro ci mettiamo i banchi e il poster completato, sì, e via. Buenos días, buenas lecciones, come se dices. Ok, perfetto. Allora, vediamo, quanti studenti? 41 studenti, ottimo. Anche i robot abbiamo, ragazzi. Abbiamo anche i robot che vogliono imparare lo spagnolo. Guardate, vuoi imparare lo spagnolo? Io non lo so, comunque sia. Ok, andiamo, vediamo. Cosa c'è qui di bello? Oh, ma hai chiesto il permesso al prof per andare in bagno? Allora, 2000. Vai, vediamo un po'. Guardate questa come piccolina. Io qui, questa scuola è sia asilo che medie, superiori e anche università. Tutti vengono qui a imparare. Ok, delle seggiole. Facciamo degli armadietti. Oh, adesso facciamo tutti gli armadietti. E qua si sblocca pure. Qua si sblocca pure, ragazzi, delle piante. Guardate che bella, che bella che sta venendo. È fantastica. Perfetto, adesso non potrete più uscire dalla scuola. Dovrete studiare, basta, avete capito? No, non sono così cattivo, potete uscire. Sto scherzando! No, invece no, dai. Allora, abbiamo musica, abbiamo criminologia, abbiamo geografia, abbiamo spagnolo. Cosa manca? Vorrei mettere matematica, però non lo so, ragazzi. Non lo so, io non andavo bene in matematica. Ok, la classe costa 2100, ma io non ho mica tutti questi soldi. Allora, vediamo, ispezione armadietti. Ok, pulito. Ispezione armadietti, a posto. Ispezione armadietti, cavolo, ma non ci poteva essere un panino. Io ho fame, ma questo ha un libro sulla testa. Ragazzo, il libro lo devi leggere, non è un cappello. Vabbè, lasciamo perdere questi giovani di oggi. Allora, vediamo, 3000. Possiamo permetterci la nuova classe. Abbiamo un sacco di soldi, per fortuna che pagano gli studenti, stanno pagando gli studenti. Allora, vediamo, nella prossima classe cosa possiamo mettere? Tortologia, non c'è. Allora, biologia, giornalismo, business. Biologia o business? Business, vai, se è business, businessman. Vai, allora, classroom bird. Ma come sto parlando? Ok, allora, mi raccomando, il business è una fetta di torta. Ecco, vedete, ci sono le torte, quello che volevo io. Allora, prof, fantastico, col suo computer. Mettiamo le luci, mettiamo i poster e mettiamo le sedie. Sì, è a posto, ci siamo. Business, qua si studia come fare il business sulle torte, ok? Quindi ci sono i grafici a torta, fantastico. Sì, però, ragazzi, chiuderli questi armadi, eh? Ah, no, li avevo aperti io. Scusate, ve li richiudo subito. Il preside può controllare tutto, eh? Tu, togliti questo libro dalla testa. Allora, vediamo. Quanti soldi abbiamo? 3000. Ne abbiamo un sacco, eh? Ok, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Eccomi, eccomi, eccomi. Ok, business. Mettiamo la decorazione. La valigia, sì. Ok. Adesso, prossima classe. Cosa facciamo? Psicologia. Statics, economia, psicologia, mi piace, sì, psicologi, gli psicologi, ok, una bella lavagna, il cervello, qua, studiamo il cervello, chi non ha il cervello? Bella domanda, eh. Allora, mi servono altri soldi, ma guardate che scuola che ho fatto, ragazzi, quanti studenti ho? Ho 68 studenti, sono così orgoglioso, sono un preside con i fiocchi. Sono preside con i fiocchi, ragazzi. Ok, vediamo di finire la classe. E poi si studiano un sacco di cose incredibili qua, eh. Allora, decorazione, sì, psicologia, yeah. Qua dentro, dite che riusciamo a terminarla. Sicuramente no, perché non abbiamo i soldi. No, per pochissimo. Prof, un attimo, che mi mancano 600, cioè veramente mi manca pochissimo. Anche le streghe ci sono qua, eh. Ci sono anche le streghe? Ma che... Oh, ma c'è anche Marci. Mi raccomando, studia, eh. Spagnolo? È spagnolo, Marci? Vediamo, dove va? A spagnolo, va a psicologia, furbo Marci, eh. Oh, ci sono anche... Vabbè, lasciamo perdere. Ok, vai. Possiamo finire la classe di psicologia. Sto arrivando, guardate, guardate gli studenti. Sì, devo dire che non è che ci siano tanti studenti nelle classi, però vabbè. Ok, poster, fantastici, sì. Adesso possiamo sbloccare Lecture Hall. Ok, mi servono solo un po' di soldi. Red Inghilterra, tarocco. Mi sa che hai sbagliato classe, devi andare in spagnolo. Ok, allora, perché musica fa le stelline? Non capisco. Ma il prof dove è andato? In bagno? Ah no, sei qui. Prof, ma ha solo due studenti, mi raccomando, si impegni di più, eh. Il flauto lo deve suonare. Allora,
5K, vai, possiamo andare. Mark, ma studi anche te, piccolino? Dove vai? Geografia. Secondo me in geografia prendi un 10 conoscendoti. Allora, lecture, vai, sì, lecture hall. Ok, vai. Allora, facciamo qui. Ok, questo, quest'altro, questo. Se ho già finito tutti i soldi. Ho già finito tutti i soldi, fantastico. Oh, le scale, ma si può andare anche di sopra. No, vabbè ragazzi, ma si può fare il piano 2, ma io non lo sapevo. Ok, allora, lecture, andiamo a leggere, andiamo a leggere. Ok, mettiamo school, board, desk. Ok, ma si studia anche qua, si studia ovunque, eh. Ok, oh, questa è l'università, ve l'ho detto. Cioè, ci sono tutte le materie. Ok, le luci, armadietti. Sì, mi costa un occhio della testa st'università, eh. Mamma mia, non ho più un soldo. Ok, andiamo a finire, andiamo a finire la classe. Allora, vediamo, mettiamo delle sedie. È ora di mettere delle sedie. Oh, sedie, 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 sedie. Oh, questo è proprio l'università, eh. È l'università delle frittelle. Ve l'avevo promesso, si studieranno le frittelle. Ok, perfetto, mettiamo altre piante. E sì! Vai, che è professore, welcome. Ma qui non c'è nessuno. Qui tocca che la sei licenziato. No, sto scherzando, ti voglio bene. Ok, adesso guarda questa quanto è alta. Ma quanto sei alta, mi fai sfigurare così, eh. Allora, adesso voglio aspettare per fare le scale. Però abbiamo già creato una scuola fantastica. C'è Kendall. Oh, mi raccomando, vai a studiare. Vai a studiare, Kendall. Dove va? Oh mio Dio, ma va all'università? Non ci credo, sei così intelligente. No, no, non pensavo, eh. C'è un fan che mi chiede state recando. No, quello è, sì, è Kendall. Però adesso deve andare a studiare. Ciao, ciao. Allora, vediamo. Ho fatto abbastanza soldi? Ancora no. Ok, 12.000 scale. No, vabbè ragazzi, ma diventa enorme questa scuola. Ok, io spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo creato un sacco di classi. Criminologia, geografia, business. Abbiamo creato lecture hall, psicologia. Abbiamo spagnolo, abbiamo musica. E abbiamo creato una scuola fantastica. Usciamo. Ah, spero che il video vi sia piaciuto. Ecco qua la mia fantastica scuola. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!